queste sono le avventure di Frittino il pinguino. Nel paese non molto vicino era qui, forse sott'acqua o forse su un pino, ma molto più probabilmente su un pino, viveva un pinguino di nome Frittino. Frittino amava tanto ascoltare la musica, anche se in realtà non aveva l'orecchia. Un giorno, mentre si cimentava nell'arte del DJare, sentì suonare il campanello, ma in realtà non lo sentì sul serio, perché come abbiamo detto prima... Non ha le orecchie! Difatti uno strano essere ruppe in casa sua, e sapete chi era? Era il suo idraulico, che andò lì per aggiustare il suo termosifone. Sono qui per aggiustare il tuo termosifone! Disse, poiché il suo terribile termosifone era terribilmente terribile, rischiava di sciogliere la casa. Ah, risolverò il tuo problema! Ho trovato! Oh, non era il termosifone rotto. Ma questo fuoco acceso in casa che rischiava di sciogliere l'iglu. Frittino non sentiva, poiché non aveva le orecchie. Lasci che le offro della birra, buon uomo. Grazie, bro. In realtà era lava bollente. Faceva tutto parte del mio terribile piano per impossessarmi delle orecchie dell'idraulico. Finalmente Frittino aveva delle orecchie, poteva ascoltare la musica, la sua arte, finché non si rese conto di odiare la musica dubstep.